Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa oggi in diretta, 14 luglio del 2023. Vediamo subito i temi fondamentali della giornata. Ovviamente la questione della giustizia è ancora il titolo fondamentale di tutti quanti i giornali e quindi non si può non partire dall'intervista che Nordio ha concesso oggi al Corriere della Sera. Ed è molto interessante questa intervista perché dice riguardo all'abolizione di quel reato che in realtà non esiste, non è tipizzato dal codice di procedura penale che si chiama concorso esterno associazione mafiosa, ma è combinato disposto di due articoli, sostiene il ministro Nordio, che è stato magistrato a lungo. Lui dice che il concorso esterno non fa parte, l'abolizione del concorso esterno non fa parte del programma di governo, ma vi spiego come si può intervenire. Sostiene, difatti, Nordio che già quando lui faceva parte di quella commissione per la revisione del codice di procedura penale, beh, insomma, loro avevano pensato che questo era un reato che bisognava tipizzare. Aug, Giorgio Tocchi, che vuol dire, Susanna, benvenuta anche a te. Tipizzare vuol dire che è un reato che bisogna scrivere nel codice di procedura penale e non come interpretazione della Cassazione del combinato disposto di due articoli che vanno a colpire appunto il concorso esterno. Questo è quello che diceva e che dice Nordio nel suo pezzo. Quindi non è che viene abolito il concorso esterno, bisogna stabilire per legge esattamente i confini di questo reato. E dice: figuratevi un po' voi, sono stato quello che durante le inchieste su Brigate Rosse davo loro l'associazione. Quindi, insomma, non sono contrario a questa cosa, ma ha spiegato, a differenza di quello che molti leggono e non capiscono, e questa cosa riguarda anche i magistrati, che cosa intende fare. Intanto ringrazio Massimo Parise perché dai che 26.000 euro, insomma, grazie per i 2,49 euro di donazione. Vi ricordo che le donazioni si possono fare sul sito nicolaporro.it, e il che è molto più conveniente per voi e per me, perché non diamo soldi a YouTube e a Meta. Punto fondamentale dunque di questa intervista a Nordio è che il concorso esterno non fa parte del programma e comunque lui spiega da giurista come lo vorrebbe cambiare. Tra l'altro dice: questo è il modo in cui l'avrebbe voluto cambiare. Pensate un po' voi, quel Pisapia, garantista, sindaco di Milano d'estrema sinistra, che è un avvocato riconosciuto nel foro milanese. E non solo lui, dice: questa è una di quelle cose che mi ha spiegato anche il professor Fiandaca, che, come voi sapete, se siete lettori del foglio, è il maestro, il professore, l'insegnante di tanti dei PM antimafia siciliani, tra cui purtroppo Ingroia. Forse quindi come professore, anche se in un'intervista che ci ha fatto a noi a Quarta Repubblica, ha spiegato che un po' si pente di come Ingroia cosa ha tratto dai suoi insegnamenti. Nel frattempo, ovviamente, i giornali, diciamo, contrari a questo governo, ne approfittano per dire che le cose non stanno andando bene dal punto di vista della giustizia. Oggi qui è festa, la sfilata sugli Champs-Élysées, dice Bruschetta. Beh, certo, perché oggi è 14 luglio, vedremo. Qualche giornale dice che Macron era molto preoccupato dei possibili proteste di oggi. Ritorniamo alla mafia. Mafia, stop a Nordio, il titolo di Repubblica. Il sottosegretario Mantovano sconfessa il guardasigilli, perché Mantovano dice che non fa parte delle priorità di governo, quella dell'abolizione del concorso esterno in associazione mafiosa, cosa che peraltro anche lo stesso Nordio dice nella sua intervista. E su questo vi segnalo due tesi totalmente contrapposte. Forse grazie a Nordio prevarrà la giustizia sulla condanna, dice Tommaso. Carlo Nordio, avanti tutto. Un saluto da St. Moritz, beata te. Chissà che te, com'è Eli Grisa, il tempo a St. Moritz? Qua a Milano sta piovendo. Mafia e concorso esterno. E beh, insomma, è molto divertente la contrapposizione che c'è tra Facci e Maria Falcone, la sorella del giudice Falcone, ucciso, come sapete voi, dalle stragi di mafia, uccise dalla mafia. Beh, insomma, Facci dice: Falcone era contrario al concorso esterno perché cita un libro e un passo di questo libro scritto da Falcone, in cui si capisce evidentemente che la questione del concorso esterno per Falcone era una questione che non funzionava e che rischiava di prendere posizioni, diciamo, giustizialiste, che, come voi sapete, aveva reso grande Falcone, ma anche molto inviso a certi magistrati. E dall'altra parte invece Maria Falcone, la sorella del magistrato, dice:
l'abolizione del concorso esterno è uno schiaffo a Giovanni. Punto primo, non c'è l'abolizione, cara Maria Falcone. Secondo punto, Nordio ci spiega che lo vuole semplicemente tipizzare. Quindi, prima di parlare di schiaffo, converrebbe guardare le cose per come stanno, cosa che vale la pena anche ricordare a un altro grande magistrato, Armando Spadaro, che oggi fa un pezzo sulla Repubblica e dice... E guardate, attenzione, dice, fa toc toc, ma il problema è che bisognerebbe farlo a lui. Dice, caro Nordio, toc toc, guarda che questo non è un reato, è un'interpretazione di una legge. Ed è esattamente quello che denuncia Nordio. Nordio dice, non possiamo continuare a mettere persone in galera con l'interpretazione della legge, dobbiamo assolutamente far sì che ci siano delle tipizzazioni di questa vicenda. Ma non basta... Ieri ci è venuto sempre sulle questioni della giustizia, è avvenuta un'altra questione, c'è stata una riunione del Consiglio Superiore della Difesa, tant'è che vedete le foto col mitico generale corpo d'armata, il capo di Stato Maggiore con questa divisa bianca, io quando vedo queste divise bianche mi fanno impazzire, non sto scherzando, sembra l'ufficiale Gentiluomo, beh insomma, alcuni giornali dicono che è stato un clima sereno tra il Presidente della Repubblica, che è anche Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, e la Meloni, che si sono chiariti, che lui avrebbe detto a lei di calmarsi, che lei gli ha spiegato che non ha nulla contro i magistrati, insomma potete leggere quello che volete. Mattarella congela la rivolta delle toghe, è il titolo del giornale, esattamente il contrario di quello che invece dicono gli altri giornali, per esempio La Stampa, giustizia, Mattarella frena Meloni, una delle due, o Mattarella ha frenato Meloni o Mattarella congela la rivolta delle toghe. Sono abbastanza convinto da buon democristiano che avrà fatto tutte le cose, avrà detto alle toghe di calmarsi e a Meloni di non fare troppo casino con la magistratura, di non aprire un nuovo scontro. Voi dite le toghe di calmarsi, ma che stai dicendo? Sei pazzo? Porro impazzito, le toghe non si devono calmare. Ovviamente non lo dite voi commensali di questa zuppa, però vi segnalo che oggi c'è un'intervista a un PM di Milano, taglio basso, Corriere della Sera, non se la cagherà nessuno, ma ce la siamo cagata noi, va bene? E questa PM di Milano si chiama Perinu ed è stata eletta all'interno del direttivo dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, cioè il sindacato dei magistrati c'ha un PM che si chiama Perinu, e una foto, ho visto, mi sembra una bella donna, una bella ragazza, che è all'interno dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. E che cosa dice? Aspetta un secondo. E che cosa dice questa PM? Dice: da noi toghe, toni esagerati, non possiamo sembrare una controparte politica. È vero che fa parte dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, Sindacato dei Magistrati, in quota giudici indipendenti, magistratura indipendente, quindi magistrati non di sinistra, però bisogna, cari commensali, ricordarsi che i magistrati non sono solo quella roba là, non sono i 10 magistrati che vanno sui giornali tutti di sinistra e tutti con un'idea precisa, ad esempio pensate a quelli di PM di Firenze che continuano sulla vicenda Berlusconi, ci sono migliaia di magistrati che la pensano come la Perinu. Ragazzi, non esageriamo qua, non sembriamo, cerchiamo di non sembrare un partito politico, ve lo segnalo perché in realtà non fanno i titoli in prima pagina le interviste della Perinu, ma invece sarebbe molto importante che i commensali la conoscessero, cosa che spero voi facciate. Donatella Stasio oggi sulla Stampa, beh, ve la devo leggere. L'argine del colle alle menzogne di questa politica. E poi citando Hannah Arendt, quella insomma della banalità del male che tutti quanti voi avete letto, conoscete o avete sentito nominare, dice l'Arendt in un altro suo pezzo, in un altro suo libro, che la sincerità non è necessariamente una delle virtù della politica, e lo dice in maniera positiva, dice la politica ha anche un suo elemento di bugiarderia, la metto male e la dico male. Beh, insomma, utilizza e scomoda l'Arendt per dire che questo è un governo di bugiardi. L'argine del colle alle menzogne di questa politica, grande colle e politica menzognera. Voi capite che quando partì così col pezzo sembra di stare sul giornale, quando c'era Berlusconi Presidente del Consiglio, mentre oggi invece le critiche più interessanti si possono fare, come le fa Mattia Feltri in 20 righe. Che cosa dice? Dice: ragazzi, cara Meloni, questa roba dell'imputazione coatta, cioè che il procuratore chiede l'assoluzione
l'autorizzazione di Del Mastro e il GIP invece, il GUP, scusatemi, non gliela dà e dice deve andare a processo, cosa che tecnicamente, secondo Nordi, in un'intervista che ha fatto alla Verità, è un casino, però dice Matteo Feltri, guardate che Caramelloni, toc toc, non è un inedito, e cita altri 20-30 casi super famosi di imputazioni coatte, grazie a Stefania Manzo che ha acquistato un badge. Ecco, questo è un modo, secondo me, sensato di criticare le posizioni, se mi posso permettere. Ma se uno parte citando l'Arendt e dicendo l'argine del colle alle menzogne di questa politica, beh, insomma, francamente non la tocca a piano. Capone, nel frattempo, fa una cosa che girava ieri sui social e mi hanno girato un sacco di persone che vi segnalo, ed è molto interessante perché dice, vedete, Del Mastro è stato imputato in maniera coatta dal giudice perché non poteva ignorare la segretezza degli atti che aveva in mano. Va bene? Questo è il motivo per il quale, mentre i PM dicevano, beh, insomma, lui non sapeva che questa cosa poteva farlo, lui soggettivamente non è colpevole, non possiamo dargli colpevolezza e colpa, e quindi non può essere imputato, il GIP ha detto no, non poteva non sapere che quegli atti erano riservati. Un altro magistrato, ricorda Capone, in Italia, invece nei confronti di Storari, giudice di Milano, che dava le carte segrete sull'inchiesta della Leoncia Ungheria a Davigo, è stato assolto. Perché è stato assolto? Beh, ma perché quel magistrato non poteva sapere che erano segrete. Ma come? Si chiede Capone. Il magistrato può essere ignorante sulla segretezza delle carte che dà un altro magistrato. Il sottosegretario non può essere ignorante rispetto alle carte che dà il suo collega parlamentare. Com'è possibile che questa ignoranza è lecita per un magistrato e non per un politico? Insomma, è un po' complicato da farvelo capire, ma spero che mi sia espresso decentemente. Consegnato il telefonino del piccolo indiano o ancora secretato? Chiede Rosanna Mirabella riguardo alla questione di La Russa, perché la SIM del padre, che devo dire che è incredibile, Statore, però in effetti, se ci penso, mio figlio c'ha la mia SIM, se ci penso, cioè una SIM che gli ho comprato io, certo, io non sono la seconda carica dello Stato, eh. Vado avanti. Sulla giustizia c'è un grandissimo Ricolfi che dice, ragazzi, attenzione però, e questo è l'inizio del pezzo di Ricolfi, negli ultimi 30 anni il ruolo della magistratura è esondato e è andato molto al di là del ruolo che gli abbiamo assegnato, ma qualche responsabilità ce l'ha anche la politica. Nicola Porra, vi ridò indietro 3 anni di reddito di cittadinanza per un lavoro di 21.000 euro e ve la restituisco tutti e 21.000, dice Lino Romano. Bene, sì, ma non facciamo come quelli del PT che scusano qualsiasi cosa. La Meloni per la questione migranti ci ha preso in giro. Marco Addis, poni una questione fondamentale e hai perfettamente ragione. Questi sono anche, voglio dire, i commensali della nostra zuppa. Li ascolto, li leggo nei siti, oltre a nelle mail, oltre ad apprezzarne le donazioni, ovviamente devo prendermi i loro spunti. E quando Marco Addis oggi mi scrive e mi dice sì, ma non facciamo come quelli del PD che scusano qualsiasi cosa, la Melone per la questione migranti ci ha preso in giro, beh, oggi ci sono un paio di articoli, uno sul Corriere della Sera, in cui si parla esplicitamente degli sbarchi che sono aumentati in maniera esponenziale rispetto agli anni precedenti. E su questo obiettivamente il governo non ha fatto quello che aveva promesso, e non era una cosa marginale, perché vedete, se il governo promette di ridurre a zero le accise della benzina e non ci riesce, vabbè, fa parte, insomma, della campagna elettorale, ma la questione migranti è una questione fondamentale, fondamentale. E quindi il nostro amico Marco Addis, che ce lo mette in risalto durante questa zuppa in diretta, ha perfettamente ragione. Ci si occupa poco di questa vicenda e bisognerebbe fare di più. Andrea Pennazzi le risponde: la Meloni per la questione migranti sta lavorando a un progetto molto ampio di cui godremo i frutti in futuro. Invece rispondono Cinzia Massoletti: sui migranti non è cosa facile, però stiamo peggiorando. Insomma, molta gente se la pone questo tema. Alessio Ramponi, AUG! Allora, andiamo avanti. Oggi io, Boeri e Perotti, che sono due professori, soprattutto Perotti è un professore che io considero molto serio e secondo me di anima liberale, Boeri
Boeri è, avete presente, quell'idea un po' radical chic della Milano comunque colta e per bene, che vive e che ha creato le Crespi in questo paese. Beh, insomma, io pensavo che fossero ovviamente orientati con delle idee molto precise, ma avessero una certa onestà intellettuale. Sul fatto che il governo ha stanziato 500 milioni di euro per aiutare le fasce più deboli con la social card, loro intervengono in questa maniera su Repubblica. Nell'epoca del sovranismo è l'ottusità che sembra regnare sovrana. Difficile considerare altrimenti la nuova social card di 382 euro una tantum. Allora, noi troviamo sulla stampa Donatella Stasio che dice che l'argine del colle alle menzogne di questa politica, e quindi questo spiega la stampa, mentre Repubblica mi parla di ottusità che regna sovrana. Quindi noi abbiamo Repubblica che dà dei ottusi ai ministri e la stampa che dà dei menzogneri ai ministri. A me va benissimo. Io penso che uno che fa la zuppa con i termini e con i modi in cui faccio io, questa cosa l'accetta. Però, vi prego, non mi rompete più i coglioni. Voi moderati che mi ascoltate, che dite, ah, ma Porro esagera. Io mi ricordo ancora che me l'ha detto, mi sembra, Buccini, una volta venne da me con l'aria da Corriere della Sera, venne da me, eravamo ospiti a Quarta Repubblica, però sembri un'altra persona quando fai la zuppa. Sì, sembra una cazzo di altra persona, però dire parolacce e dire e parlare in questa maniera è meno volgare, meno forte, è meno insultante che dare dell'ottuso al governo o del menzognere al governo, perché possono anche essere scritte bene, possono anche non esserci parolacce, ma sono altrettanto forti, altrettanto violenti queste immagini, soprattutto se vengono due economisti. Perotti, io la vedo con lei, caro professor Perotti, lei firma con Boeri un pezzo in cui dice che si parla di un governo ottuso per una social card. E poi vado a leggere, difficile considerare altrimenti la nuova social card da 382 euro. E dice, il motivo per il quale sarebbero ottusi è perché la social card viene data soltanto ai nuclei con tre persone. E poi ci fanno tutta la pippa sull'ISEE, che deve essere inferiore a 15.000 euro. E loro ci spiegano che i poveri sono anche una persona sola. Ma caro toc toc! Perotti, caro, come si chiama, Boeri, io vi voglio bene, ma se sono tre con una povertà assoluta, la questione è evidente che, date le scarse risorse, conviene aiutare i nuclei familiari più ampi. E anche se li aiutassero, perché la politica di questo governo è aiutare le fasce più deboli e soprattutto aiutare le fasce più deboli che sono deboli proprio per la loro dimensione familiare, non ci vedo nulla di male. È una scelta di politica economica, come tante scelte di politica economica si possono fare. Che cazzo c'entra l'ottusità? Potete non condividerla, ma non può essere considerata ottusa. E poi dicono, avete messo 500 milioni come tetto per questa erogazione. E grazie, e vi ringrazio, e non lo sapevo. E grazie a questo governo, che a differenza del governo Conte, che fa il 110% e spendiamo 80 miliardi, non mette un tetto. E voi siete stessi, rompete i coglioni. Lì stiamo parlando di 100 miliardi. 100 miliardi per il bonus 100, tutti zitti a non dire un cazzo. Questi mettono un tetto alla spesa pubblica a 500 milioni e voi vi lamentate perché non è fatto sufficientemente bene. Certo, si potrà migliorare, ma io dico, a questo punto io penso a Perotti, penso a Perotti, professore serio, non politicamente orientato. Caro Perotti, non, cioè, va bene le critiche, ma quando le critiche sono fatte in quella maniera, stiamo, Perotti e Porro, sullo stesso piano. Siete cialtroni quanto sono cialtrone io, né più né meno, né più né meno. Togliamo questa polvere di dignità. Il cielo si è ribellato. Bene, intervista a Savona oggi è apertura della stampa, in cui dice state attenti, state attenti a debito pubblico e deficit. Nel frattempo i capigruppo si danno un aumento di stipendio, è un po' su tutti quanti i giornali, e non lo trovate molto diffuso perché praticamente se lo sono votati tutti questo aumento di stipendio, con la sola astensione del Partito Democratico. 2.200 euro al mese in più per i capi dei gruppi parlamentari dei partiti.
questi 2.200 euro diventano netti 1.200. Tutta la maggioranza di questo governo ha votato, in più hanno votato anche i grillini. Però i grillini hanno subito detto: noi lo votiamo, ma non li prendiamo. Così come la stessa cosa ha detto il capogruppo Foti di Fratelli d'Italia, ha detto: l'abbiamo votato ma non li prendiamo, che cazzo volete andate a fare se non lo prendete? E poi l'altra cosa, che mi sembra che anche il PD ha detto che loro non lo prenderanno, quindi non lo prende nessuno, no, lo prende qualcuno, ma non questi tre partiti hanno detto che non li prendono. Il punto fondamentale, sia chiaro cari amici anticasta, cosa succede? Noi abbiamo ridotto i parlamentari e non abbiamo risparmiato una ceppa, nonostante tutte le cazzate che raccontavano. Però ogni gruppo parlamentare, il PD, Forza Italia, Lega, hanno delle risorse per funzionari, e non solo paghiamo i deputati, ma paghiamo i gruppi parlamentari con i loro uffici legislativi, con i loro uffici stampa, insomma paghiamo questi gruppi parlamentari. Questi gruppi parlamentari vedranno ridotte le loro risorse per poter aumentare i soldi ai capigruppo, quindi li tolgono dal finanziamento dei gruppi parlamentari e li danno ai capigruppo. Questo spiega bene il Corriere della Sera oggi, in un pezzo informato e non politicamente orientato, in cui spiega che il saldo è zero per noi contribuenti, perché da una parte vengono ridotti i soldi per i gruppi parlamentari e dall'altra vengono dati ai capigruppo. Per come conosco io le cose a casa mia, dietro a questa roba è vero che ci sarà saldo zero, ma qualche vantaggio politico qualcuno se lo porterà a casa, ma di piccolo bottega, non per aumento dei costi. Oggi c'è un pezzo straordinario di Mario Giordano sul clima killer. Prima questione sul clima killer, cioè sul fatto che abbia ucciso più persone di quanto avesse ucciso nel passato. Si chiede: com'è possibile che noi abbiamo visto un aumento di morti che non sono dovuti al Covid e nessuno ha detto che sono attribuibili ai vaccini? E a noi ci sta, perché non c'è nessuna correlazione, ma invece voi riuscite a trovare questa correlazione con l'aumento delle temperature. Com'è possibile che le correlazioni sono troppo deboli per i vaccini? Perché evidentemente possono esserci degli effetti collaterali, anche se io prendo l'Aulin c'è un effetto collaterale, ma quelle correlazioni non le volete trovare, mentre le trovate immediatamente per le temperature più alte. E poi aggiunge Giordano, dopo questo cappello diciamo generale, beh, fa un'aggiunta stupenda: ha preso uno statistico e si è accorto che l'aumento delle mortalità nel 2022 avviene soprattutto nei mesi invernali. Ma di che state parlando? Timmerman nel frattempo ci spiega sulla colonnina, mi sembra, di Repubblica, come l'Europa adesso è più verde, più libera e siamo più sani. Straordinario il fondo di Travaglio oggi, che ve lo segnalo, perché oggi Travaglio dice: ho scritto e avevo detto che non avrei più scritto un libro su Berlusconi, ma dopo aver sentito Mieli che chiedeva scusa dello scoop fatto dal Corriere della Sera, ho deciso di scrivere un libro definitivo su Berlusconi. Se lo dice da solo, cioè siamo veramente alla follia più totale. E, fantastico oggi il Riformista, comunque Ruggeri, che dice riguardo a Berlusconi e le procure di Firenze che indaga su Berlusconi, su quella cosa incredibile del concorso sulle mafie, delle stragi del 92, dice: è la stessa procura di Firenze che non sgombra il palazzo dove viene persa una ragazzina, viene rapita una ragazzina, e su quello loro non intervengono. Tutte le nostre tasse sono pagate per queste procure che in realtà funzionano da 20 anni su Berlusconi, un pochino meno sulle cose di bassa manovalanza, come dissequestrare un palazzo dove, guarda caso, pochi giorni dopo sequestrano una bambina. Il Sud è l'unica cosa di economia che vi do. Sud, zona speciale, ci sono 8 zone speciali e ci sarebbe un accordo tra Fitto e il commissario della concorrenza europea per fare una sola macro zona. Io queste cose non le capisco. In questa macrozona ci sarebbe una detrazione dei contributi che diventerebbe definitiva e non temporanea, bene per loro, e ci sarebbe una semplificazione e un'accelerazione delle procedure per fare impresa. E se possibile semplificare e accelerare, non riesco a capire perché purtroppo lo si debba fare soltanto nelle zone speciali. Ben vengano le zone speciali, ma io adorerei un paese in cui fosse tutta zona speciale, almeno da questo punto di vista. Buongiorno Maria Galante, che mi saluto, Mingarelli Francesca anche te.
libero definitivo significa che dopo la smette una volta per tutte. No, l'aveva detto anche prima, dice Travaglio nel suo articolo, che aveva promesso di non scrivere più su Berlusconi, ma è ritornato in auge dopo Mieli. Come mai di solito appena si ha un effetto avverso viene attribuito fino a prova contraria al farmaco che si sta assumendo e qui al contrario si nega a prescindere dalla correlazione con il siero? Ricordiamo lo sperimentale. Tutti ce l'hanno con questi vaccini. Mario Leonardo è quello che sapete fare, vai a lavorare. Direi Nick, un brindisi con rosé tenuta da Sciatano, mi dice qualcuno. 5 franchi svizzeri non si buttano. Un caffè per te, Nick. Il politicamente corretto si combatte professando una frase di Cruciani: le parole sono offensive solo nella nostra testa. Noi ci vediamo domani con la zuppa di Porro sul sito nicolaporro.it. Tra poco un pezzo da non perdere di Franco Battaglia, sempre su questa gigantesca bufala dei morti per l'estate calda del 2022. Stronzate. Ciao.